Italia Channel. L'azienda nasce verso la fine del secondo dopoguerra. In realtà la data non c'è, perché la nostra famiglia ha sempre prodotto vini fino dalla prima generazione fino alla nostra, che è la quarta. E la passione del vino è nata un po' perché comunque il Friuli c'è sempre stata, questa abitudine di produrre vino nelle famiglie. L'azienda si trova a Cividale del Friuli, più precisamente nei Colli Orientali. La produzione è di 16 vini, di cui 10 bianchi e 7 rossi. 6 sono gli autoctoni, che sono i vini su cui noi puntiamo di più, che sono Schioppettino, Refosco come rossi. Invece come bianchi abbiamo la Ribolla Gialla, che c'è sia ferma che spumante, poi abbiamo il Friulano, il Verduzzo Friulano e il Picolit, che è una giovane di OCG che è nata più o meno 4-5 anni fa. L'azienda è a conduzione familiare, per cui dal nonno fino a me, che sono la nipote, siamo tutti in azienda a lavorare. Il nonno, 87 anni, si alza alle 5 di mattina per andare in vigna a fare i suoi giri, i suoi controlli. E dopodiché abbiamo mio padre e mio fratello, che si occupano uno della campagna affiancando il nonno, mio fratello, e mio papà, che si occupa della produzione del vino. E io mi occupo più della parte ufficio amministrativa, diciamo, seguo la parte commerciale, il marketing, quella che è il contatto col pubblico. Ci rivolgiamo a tutti i mercati, comunque sia regionale che nazionale, che europeo che extraeuropeo. Al momento abbiamo una bella posizione sul mercato cinese e sul mercato americano. E a livello europeo abbiamo dei bei contatti a livello di Austria e Germania. E poi si cerca sempre di crescere, non si è mai finito. Il nostro vino piace nei diversi territori perché comunque presentiamo dei prodotti autoctoni che vengono prodotti solo nella nostra regione. Più nello specifico, lo Schioppettino viene prodotto solo nei Colli Orientali del Friuli a Cividale. Questo ci permette di avere una fetta di mercato che è un pochettino di elite, cioè che solo noi possiamo avere questo prodotto e presentarlo. L'obiettivo futuro sicuramente è di crescita. L'azienda punta a mercati in cui non è ancora inserita. Per fare questo stiamo puntando su nuove tecnologie. Come nuove tecnologie abbiamo utilizzato i droni e le realtà immersive, che presenteremo presto anche sul nostro sito. E qui con noi al Vinitaly 2015 c'è un tecnico che si occupa proprio di far visualizzare tramite l'Oculus questa nuova tecnica di visualizzazione d'immagine. Questo è un
visore per realtà virtuale. Noi come agenzia Touchfly siamo in grado di creare delle ambientazioni 3D virtuali e tramite questo visore possiamo mettere il cliente al centro della scena come se effettivamente si trovasse sul posto. Questa è una tecnologia assolutamente nuova, innovativa, è stata utilizzata per la prima volta da questa azienda, Alvin Italy. Pensiamo di essere gli unici, insomma, presenti al Vin Italy con questa tecnologia, e permette di visionare i vigneti, la cantina e le location, insomma, dell'azienda come se effettivamente ci si trovasse sul posto. L'azienda ormai sta puntando a innovazioni tecnologiche sempre più all'avanguardia. Sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista organizzativo della cantina. La nostra azienda utilizza le biomasse per produrre acqua calda, quindi sia riscaldamento sia acqua sanitaria, che in un'azienda agricola, in un'azienda vinicola, sono molto importanti per lavaggio e quindi c'è un grandissimo utilizzo di acqua calda. L'azienda utilizza vinaccia e lo scarto della potatura per produrre acqua calda. È una cosa, diciamo, ecosostenibile, è una cosa verde, e insieme al fotovoltaico questa tecnologia ci contraddistingue perché siamo tra i primi in Italia ad applicare queste innovazioni. La nostra azienda, oltre a puntare il massimo sui nostri autoctoni, punta anche sui vini internazionali. Cerchiamo di raggiungere l'eccellenza su un vino come il Sauvignon, un vino che la nostra azienda e il nostro territorio riesce a far esprimere al meglio. Col fatto della nuova cantina, con tutte le innovazioni, adesso la nostra azienda sarà per un po' di anni sarà, diciamo, leader su innovazioni e tecnologia nel nostro territorio. L'azienda si situa nei colli orientali del Friuli, a pochi chilometri dalla Slovenia, in un'area dove il microclima favorisce i vini bianchi, trovandosi, diciamo, a metà tra mare e montagne. Viva l'Italia, ciao!